Ciao a tutti e a tutte! Nello spazio emergente di oggi vi parlo di Al di là delle cose scontate di Emanuele Mazzocco. Prezzo di copertina 12 euro. Samuele è un neolaureato che sta passando un momento di crisi. Ovviamente il passaggio dalla vita di studente a quella di lavoratore non è così semplice, sia perché ci si deve abituare ad un mondo diverso, sia perché in Italia la situazione non è così semplice. C'è la crisi, c'è pochissima gente che è disposta ad assumere un neolaureato, anche se si è laureato con il massimo dei voti, e anche se si trova un lavoro, le ore di lavoro non sono mai retribuite abbastanza. Samuele ha anche la passione per la montagna, passione che condivide con il suo amico Mario. In quei luoghi solitari, in quei luoghi puliti, lui riscopre la pace, si sente bene con se stesso, si sente positivo, anche nei confronti del mondo. Al di là delle cose scontate, è un libro che parla di malessere. Quello che prova Samuele è un malessere tipico dei giovani di oggi, che di punto in bianco si ritrovano laureati. Si ritrovano quindi realizzati per aver portato a termine un percorso impegnativo che ha anche implicato sudore e sacrifici nel corso degli anni. E si ritrovano spiazzati perché non c'è la minima idea su cosa si debba fare adesso. Proprio per questo motivo questo libro mi è piaciuto fin da subito, perché ci sono passata anch'io, anch'io ho vissuto quello che ha vissuto Samuele qui dentro. Anch'io una volta laureata, mi sono ritrovata un po' persa, mi sono ritrovata a fare magari dei colloqui per dei lavori che non rispecchiavano quello che io avevo studiato, e più volte mi sono chiesta se era giusto rinunciare a dei lavori che non volevo fare, che erano al di sotto delle mie capacità, visto che avevo bisogno di soldi. Quindi più volte, come Samuele, mi sono chiesta se la mia felicità era davvero importante. Samuele in questo libro ha fatto un viaggio di introspezione, ha provato a capire cosa voleva dalla vita e non senza problemi è riuscito poi a capirlo. Al di là delle cose scontate, è un libro che si adatta benissimo per essere letto dai giovani di oggi, dai giovani che si sentono costantemente in bilico tra gli obblighi, tra qualcosa appunto che è obbligato, tra un lavoro che non ci piace ma che bisogna fare pur di vivere, per tutti quei giovani che si sentono soffocati dalle necessità, dai bisogni, che devono affrontare, e per tutti quei giovani che in realtà vorrebbero ribellarsi e fare quello che amano davvero. Non sono delle scelte semplici, nella vita non c'è niente di semplice. Samuele ha dovuto passare dei momenti difficili e sicuramente porterà per sempre delle cicatrici addosso. La storia è scorrevole e breve, lo stile di Emanuele Mazzocco è molto semplice, che comunque arriva dritto al cuore del lettore. Ci sono pochissime cose che non mi sono piaciute, in particolare la storia d'amore tra Samuele e Ana, perché per me è stata una storia descritta troppo frettolosamente, in modo impetuoso. In particolare Ana ha avuto subito degli atteggiamenti, dei comportamenti, di modo di fare, che personalmente io non uso con il primo che capita, per quanto possa sentire dentro di me che quello è l'uomo giusto per me e che sarà l'uomo della mia vita, prima di dare certe confidenze deve passare qualche tempo. In questo libro non avviene, e è una cosa che mi ha dato fastidio, perché secondo me nella vita reale non succede questo. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta sono stati i dialoghi quando di mezzo c'era Ana, perché ogni volta che ci si doveva rivolgere a lei veniva sempre fatto il suo nome, cosa che nella vita reale non succede. Non è che ogni volta che facciamo una frase con uno, in un dialogo che continua per diversi minuti, lo chiamiamo sempre per nome. No, e questo mi ha dato l'idea di artificiosità, purtroppo, però sono solo dei piccoli difetti che, per quanto mi riguarda, non sono andati ad influire sulla storia e sul senso generale di questa storia, che mi è piaciuta davvero tanto. Quindi, se non si fosse capito, è un libro consigliato. Bene ragazzi, questa era la mia breve recensione di Al di là delle cose scontate di Emanuele Mazzocco. Vi lascio il libro linkato qui sotto ad Amazon con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. Fatemi sapere se vi ho incuriosito. Poi vi ricordo che qua sotto trovate anche tutti i miei social, se volete seguirmi al di fuori di YouTube. Quindi trovate il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram, per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!